Amici di Pianeta Commodore, amici di Lux 74 Channel, ben trovati in questo nuovo videino molto veloce, perché è arrivato un pacchettino, un plichino da osservare, da notare, da guardare. Allora, innanzitutto grazie per tutti coloro che mi sono stati un po' vicino in questo momento un po' difficile per me per quanto riguarda la salute di mia mamma, che sta piano piano evolvendosi al meglio, quindi insomma anche io sono un attimino più sereno, anche se non sono ancora nelle mie piene non facoltà mentali, ma nelle mie facoltà di essere più spigliato del solito. Insomma, sono momenti che insomma non auguro a nessuno. Comunque andiamo avanti, la vita va avanti, e la vita va avanti, arriva un plico, tu ti ritrovi, ma arrivi a casa dal lavoro e trovi un plico lì nella cassetta, dici cos'è? Vediamo cos'è. Allora, questo plico mi arriva da Kong di Koala, che molti conoscono con questo nick su Pianeta Commodore. Comunque, è una persona che ha creato questo oggetto. E è un oggetto molto particolare perché è utile per tutti coloro che possiedono una... Max Machine. Come saprete, la Max Machine senza le cartucce non funziona, è inutilizzabile. Reperire le cartucce di questa macchina è impresa assai ardua, perché, per chi non lo sapesse, però io non do mai niente per scontato, questa è una macchina che veniva venduta e prodotta esclusivamente in Giappone, non è mai arrivata da noi in Europa, non è mai arrivata da noi in America, non è arrivata tranne che in Giappone il 64, prima versione, prima maniera, prima uscisse il 64 in Giappone, se non avete visto a diavoleria, che funzionava solamente a cartucce, quindi se lo accendete da schermo nero. Quindi servono delle cartucce, e come ovviare a tutto questo? Con un genio che ha creato un oggetto che esisteva già, però ha ricreato questo oggetto. Vediamo un po' cosa è. Allora, qui c'è un bigliettino da visita. Allora, Pasquale De Luna, ecco Pasquale De Luna, questo è il nome di colui che mi ha realizzato questa cartridge. Io mi ho detto, ho già aperto perché ho già provato, però almeno era per sincerarmi che tutto funzionasse bene. Allora, vediamola nel dettaglio, eccola qua. Molto bellina, vedete, c'è scritto Multimax Replica. Qui questa è una Multimax replica, fatta, è una homebrew, un homemade, molto molto interessante, col tastino di reset, e dove ci sono all'interno tutte le ROM di tutte le cartucce prodotte e realizzate per Max Machine, quindi tutte, dai giochi alle applicazioni, al Mini Basic, al Max Basic, al programma di musica, al Music Composer, insomma veramente chi più ne ha più ne metta. Vediamola un attimino in dettaglio come funziona questa bella cosettina, vediamo come funziona. Ecco qua, allora, collegata la cartuccia dietro il nostro C64, perché vi ricordo che è comunque compatibile con il sistema C64, ovvero le cartucce Max Machine possono essere lette da C64, ma non viceversa. Allora, accendiamo il nostro Commodore 64. Oh, una bella musica ci introduce al contenuto di questa cartuccia. Possiamo vedere fra i vari titoli Avenger Max volume 1, volume 2, vorrebbe dire le due versioni uscite. Poi c'è anche la versione per 64. Billiards, Bowling, Clown, Golf, Jupiter Lander, Kickman, Le Mans, Max Basic, Mini Basic, Mole Attack, Money Wars, Music Composer, Music Machine, Omega Race, Pinball, Road Rat Race in tre versioni, Road Race in due versioni, Sea Wolf, Slalom, Speed Bingo Mat, Super Alien, VC Solar System, Wizard of War. Allora, queste sono quello che contiene la cartuccia in questione. Per andare a scegliere quello che noi vogliamo vedere, basta collegare un joystick
e col joystick, in poche parole, muoversi all'interno del menu. Vedete, io mi sto muovendo, ma lo potete fare anche tramite tastiera, premendo, che ne so, Omega Race, prendete la U e date la conferma. Qui in alto vediamo le opzioni, no? Allora, se noi andiamo su Avenger Max, vediamo che ti dà sia joystick, vedete, joystick e tastiera. E Clown vuole solo i paddle, Golf joystick e tastiera. Molto carina come cosa, molto molto carina. E vediamo, che ne so, Jupiter Lander classico, questa è la versione per diciamo rivista e corretta. Questa è la versione per Commodore 64, però ora vi faccio vedere quella per Max Machine. Eccola qua, sarebbe la V1, eccola qua, questa è la versione per Max Machine. E questa è la classica, è il classico gioco del Max Machine. Molto molto, insomma, certo, sono giochi che la cosa bella di questi giochi qua è che, in poche parole, era una sorta di assaggio di quello che sarebbe stato la grafica del 64, perché ricordo che il Max Machine monta un SID al suo interno, quindi questa macchina era uscita poco dopo il VIC-20, diciamo, e appena prima del Commodore 64. Interessante andare a vedere le caratteristiche del Basic, no? Il Max Basic era la versione più, diciamo, potente, no? Per poter usare il Basic sul Max Machine. Questa è la schermata che ci compariva, appena 2047 Basic Bytes Free, appena 2047. Se andiamo a vedere il Mini Basic è ancora più sconvolgente la cosa, perché abbiamo appena 510k RAM. Vedete la schermata tipo VIC-20? Questo è proprio quello che visualizzavate all'interno della macchina quando voi inserivate queste cartucce per poter fare le vostre cose. Comunque, una cartuccina molto bella, carina, interessante, anche per poter rispolverare tutti questi titoli su Commodore 64. Insomma, ragazzi, suggerisco a tutti quanti quindi di poter reperire questa cartuccia, perché è molto interessante, insomma, è una cosa molto carina da possedere, da avere, e non può mancare in una collezione, anche se è comunque una replica e non è qualcosa di originale. Cosa vi devo dire? Vi voglio ricordare, oggi è sabato, vi voglio ricordare che domani 26 novembre 2017, grande giorno, perché ci sarà la nuova edizione di Firenze Vintage Beat presso la Strassigna, alla quale Alberto Perri e io parteciperemo in qualità di associazione culturale Vico Retro. Porteremo le nostre cosine, io porterò un CD 32 e un CD TV, e Alberto Perri un 500 tutto espanso. Insomma, comunque ci divertiremo, ragazzi. Padrone di casa Walter Pucci, come sempre, che ha organizzato la cosa al meglio, e quindi io vi aspetto domani, domenica 26 novembre 2017 alla Strassigna, presso l'ospedale. Ah, devo fare sempre queste figurette perché non mi sono preparato. Scusatemi. Insomma, presso la Strassigna. Ecco, la Strassigna. Se mi caricasse l'immagine ve lo potrei dire meglio, così vi do le informazioni per benino. Allora, ecco. Oh. Allora, Comune di La Strassigna, all'ottava edizione, presso l'ospedale di Sant'Antonio, nel centro storico della bella La Strassigna. Molto carina come città, come paese, come tutto quanto, insomma, come è bella la Toscana. Ragazzi, sto cercando un attimino di riprendermi, piano piano, insomma, si riparte per benino e riprende la mia solita verve e la mia spigliatezza, quindi scusatemi ancora. Questo è quanto, ti ringrazio Pasquale per questa stupenda cartuccia che ha realizzato, insomma, per un po' di persone che siamo qui dentro, e io sono una di quelle.
grazie. Ciao a tutti ragazzi, mi raccomando, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al mio canale YouTube, Pianeta Commodore, Facebook, gruppo Facebook, il meglio che c'è in assoluto. E grazie per le vostre iscrizioni che piovono in continuazione. Ciao.